Buongiorno a tutti. Oggi è mercoledì 22 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e FTSE MIB. Ieri sera i future erano pesantemente ribassisti, con meno 150 punti per il FTSE MIB e mi sembra sempre meno 90 punti, comunque 80 punti, 60 punti per il DAX. Questa mattina ci siamo risvegliati praticamente quasi a pari, ok? E quindi in questo momento continuiamo a fare la nostra riflessione relativa a quanto ci eravamo già detti ieri sera, ovvero il nostro ottavo T-3 probabilmente è arrivato a 41 barre, anche perché questo minimo lo stanno violando. Dunque, 13.147, 13.148, no, ok, quindi per un tick per ora non lo stanno violando. Se manterranno questa lievissima divergenza rialzista e quindi riusciranno a tenere la media mobile, partirà il nono T-3, dopo il quale probabilmente, molto probabilmente, guardando anche il nostro grafico a candele giornaliere, dove, come vi dicevo ieri mattina, mi aspettavo una shooting star ed eccola qua, shooting star perfetta, dove ci aspettiamo comunque discesa per questo giorno, quindi aspetteremo ogni valido rimbalzo per valutare posizioni short. Preferisco dirlo subito invece che arrivarci piano piano. Abbiamo detto 13.147, 13.148. Siamo lì che stiamo ballando. Anche se questo minimo fosse violato, dato che non c'era anche, non è stato accompagnato da una violazione di swing, perfetto, appena violato, dovremmo spostare la partenza del nono T-3, per cui in questo momento lo lascio fuori, mettiamo un 9 qualche cosa e lo lasciamo lì. E abbiamo la certezza che sarà un nono T-3 perché abbiamo bisogno che l'inverso perlomeno faccia un T-2 inverso rialzista, ovvero ribassista di indice. Questo per far partire perlomeno qualche cosa che può somigliare a un T o persino qualche cosa di più, a meno di raccordi e tutto quello che volete. Per cui, vediamo dove fisseremo un minimo. Aspettiamoci le condizioni sufficienti per poter dire che ci sarà stata la partenza del nono T-3 e poi valutiamo operazioni short. Vi faccio vedere ancora un secondo il grafico a candele giornaliere, perché anche in questo caso abbiamo avuto un 1, 2, 3 tempi, 3T più 1 invece che 4T più 1, e questo ci ha portato alla chiusura solo e esclusivamente per l'analisi ciclica evoluta su questo minimo, a 11.597, del nostro trimestrale. Qui è partito il secondo trimestrale che già ha confermato che sia in partenza perché abbiamo più di un T più 1 rialzista. Oltretutto, guardate qua, stiamo per andare in Golden Cross. Per cui, per la vecchia analisi ciclica, qui non c'è una chiusura di trimestrale. Chi ancora sta leggendo per la prima volta i libri del Migliorino piuttosto che altri, non troverà la condizione necessaria, minima, sufficiente per la chiusura di un T più 3. E invece noi, per la ciclica evoluta, che è oltre la vecchia ciclica, ce l'abbiamo. E quindi sappiamo perché stiamo continuando a salire e perché ieri ci si aspettava appunto già dalla mattina una shooting star. Allora, vediamo anche su FTSE MIB che cosa sta succedendo. Anche in questo caso spostiamo a qua alle 9.01 il nostro punto di domanda per la partenza del nono T-3. Ok, e facciamo i nostri soliti calcoli, ovvero l'ottavo T-3 può essersi chiuso qua a 36 barre su massimo 44? Ovviamente sì. Se questo ciclo appunto farà un buon massimo e successivamente manderà in chiusura il nuovo T-3 inverso, avremo di nuovo la condizione per poter poi effettivamente valutare anche in questo caso di metterci short, perché abbiamo bisogno perlomeno in questo caso di un T-3 ribassista che vada a chiudere che cosa? Ci vado a chiudere questo primo T settimanale iniziato il 10 luglio e arrivato a
3, 6, 7, 8, in questo caso 9 candele, aggiorniamolo. Perché se no il nostro T settimanale non ha la condizione per la chiusura e neanche il T inverso ha la condizione, anzi, quello che può essere un nuovo T settimanale inverso ha la condizione per poter iniziare, che richiede appunto un T-2 inverso a rialzo. Per cui mi aspetto anche in questo caso, esattamente come per il Fuzzy Mib, un ribasso per la giornata, o almeno stabilito un top dalla partenza del nono T-3, andremo nella seconda a shortare quel top per andare appunto in chiusura di settimanale, di primo settimanale e in partenza di un nuovo settimanale inverso. Direi che questo è tutto, sono stato molto stringato come avete visto, vi ringrazio per il vostro tempo. Se avete bisogno di appunti gratuiti sulla ciclica base, che però, come vedete, non vi risolve determinate cose, perché anche in questo caso qui non c'è una chiusura settimanale ribassista, minimo 18.236, 18.302. Per la ciclica evoluta qui ce l'abbiamo la chiusura del trimestrale, per la ciclica normale non ce l'abbiamo, ma se volete degli appunti per partire, iniziare a comprendere la ciclica per poi passare all'evoluzione, chiedeteli, ve li posso fornire gratuitamente. Se questa analisi vi è piaciuta, sottoscrivete il canale che è gratuito, cliccate sulla campanellina, mettete un like. Il like è sempre come una pacca sulla spalla per tutto il lavoro che sto facendo gratuitamente. Vi ringrazio e vi auguro una splendida giornata. Per me sarà così perché ho già deciso che la voglio così.